nata nel verde delle colline di Alessia a Cava dei Tirreni, Villa delle Rose opera da 30 anni nel settore socioassistenziale a favore degli anziani, dei cittadini affetti da demenza, in condizioni di fragilità o affetti da grave disabilità. Il rinvio in Commissione Giustizia del DDL Falanga, decretato dalla Camera dei Deputati, martedì 17 ottobre ha distrutto le speranze di tutti gli abusivi di necessità, anche della città metelliana, che confidavano in un esito positivo delle consultazioni dei deputati per scongiurare, almeno nell'immediato, l'incubo delle ruspe. Infatti, non si tratta di un condono, ma di una legge che disciplinerebbe i criteri per l'esecuzione di demolizione degli immobili abusivi, mettendo in fondo alla lista gli edifici abitati, la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei familiari che non dispongano di altra soluzione abitativa. L'ulteriore rinvio, tuttavia, con l'incombere della fine della legislatura, rende sempre più improbabile l'approvazione. L'evoluzione degli eventi immediatamente ha determinato reazioni a Cava dei Tirreni. Il consigliere comunale del Movimento Civico Amiamo Cava ed esponente del Partito Alternativa Popolare Massimiliano Di Matteo ha espresso tutta la sua amarezza per un rinvio dal suo punto di vista incomprensibile. Ancora una volta la politica ha dato dimostrazione di non avere a cuore problemi che riguardano soprattutto la nostra regione e, nonostante una strenua battaglia da parte dell'onorevole Marotta con il tentativo di far capire che non si tratta di un condono, ma semplicemente di dare una gradualità agli abbattimenti. Il comportamento avuto dalla maggioranza e dal gruppo dei pentastellati è ancora una volta un comportamento che non è comprensibile, nonostante lo stesso provvedimento sia stato già approvato al Senato e quindi abbia avuto tutti i passaggi previsti anche nelle varie commissioni. Quindi è del tutto immotivato questo ritorno in commissione, certamente è soltanto un tentativo per prendere, tra virgolette, per il collo chi ha situazioni di necessità e forse spingerlo fino alle elezioni politiche per una strumentalità legata al prossimo voto elettorale. A questo punto diviene sempre più complesso trovare una soluzione che possa condurre alla salvezza degli immobili abusivi di necessità. È ovvio che l'unica strada è quella di un condono che, come sono i presupposti soprattutto degli schieramenti politici e delle intenzioni da parte dell'attuale maggioranza, non credo sia una soluzione fattibile. Si può sperare in un intervento a livello regionale per cercare di concretizzare anche quelli che erano stati gli impegni presi da parte del governatore in sede di campagna elettorale, però credo che la situazione al di là di queste vie uniche e necessarie non possa avere, dal punto di vista locale e comunale, grosse soluzioni.